tanto non è mia. Sono Radio Rana e ho qualcosa da dire. Avete presente i campi di educazione che ha portato Pagan in giro per il pirata? Benvenuto! Sono Longinus. E tu? Tu sei Ajay! Benvenuto nel mio tempio, lontano dalla chiesa! Che vende armi? Ma certo! Beati i miti perché erediteranno la terra. Ciò che gli serve è giusto qualche arma. Apocalisse 5:5, una lettura davvero rinfrescante. E uno dei vecchi saggi mi disse... Non piangere! Ecco il leone che è della tribù di Giuda! La radice di Davide ha vinto per aprire il libro e sciorre i suoi 7 suggelli! Il nostro salvatore! Il nostro salvatore è tornato da noi come un leone, un guerriero! Così ci ho pensato su. Quando il figlio di Dio rinascerà, quale arma userà? Cosa? Quando Cristo tornerà a sciogliere i 7 sigilli per il rapimento, lo farà sotto forma di un leone, no? A un leone servono artigli. Che arma sceglierebbe Gesù? Deuteronomio 32:47? Essa infatti non è una parola vuota, ma la vita stessa. O forse... Proverbi 19:11. Il senno rende l'uomo lento all'ira. Non so davvero di... Un soldato lo sa! Un soldato sa sempre perché noi abbiamo visto il rapimento e siamo sopravvissuti. Ti serviranno armi per le opere di bene, Ajay. Per ogni pistola c'è una Bibbia. Per ogni proiettile un'omelia. E per ogni trasmettitore che libererai dalle menzogne di Pagan, ti darò qualcosa. Un premio. È questa la volontà di Dio. Ecco, questo è per il primo. Vanno pure sotto attacco! Ci servono degli uomini! Cosa succede? Siamo sotto attacco! Vattene! E lui disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura! Troppo piccolo, ma vorrei che potessi ricordarti i vecchi tempi. Eravamo io e tua madre che ti portava in braccio. Che bei tempi. Lei non fu mai più così felice, e lo stesso vale per me. Avevamo grandi progetti, non solo per la nostra piccola famiglia, ma anche per il Kirat. Non è sempre stato così. Mi mancano quei tempi. Ma poi è troppo tardi, vi dico. Io ci ho provato. Questo posto è spacciato. Non farti trascinare giù, Ajay. Ishvari non ti ha mandato qui per questo, no? Eccomi, Sabal. Cosa posso fare? Merda! Tieni giù la testa e salva chi puoi. Non sono lontano. Arrivo al più presto coi rinforzi.
che teniamo Badra. Ajay, tirala fuori. Devono vederla tutti, sarà di conforto. È una bambina, Saballa, è terrorizzata. Prima la porto a casa e poi ci occupiamo del resto del popolo, ok? Grazie. Tutto a posto. Ecco il premio per aver salvato Ajay. Colpiamo casa di Paul e lui massacra un villaggio. Ajay non c'entra, è colpa mia. Ma adesso non c'è tempo, hanno preso l'avamposto e hanno degli ostaggi. Bene, prima l'avamposto. Senza siamo separati dagli altri. Andiamo.